Giorgio Forloni, giornalista e inviato di guerra dal 1999 con la trasmissione televisiva Report, nonché autore recentemente del libro edito da Chiare Lettere dal titolo Putistan. Ha percorso i binari della Transiberiana per capire il Putistan, un'inchiesta senza precedenti, perché diciamo dai primi anni 2000 ad oggi, quindi molto lunga, molti viaggi, in un territorio che poi all'inizio era anche abbastanza sconosciuto. Una ricerca del passato e del presente, del mondo ex sovietico, che l'ha portata, ad indagare tra gli orrori e le testimonianze dei gulag siberiani, tra le rovine di Grozny, i campi profughi della Cecenia, i depositi di armi chimiche e biologiche che si sarebbero dovuti distruggere delle città segrete degli Urali e in Siberia. Che valutazione può trarre? Che mondo si è trovato di fronte? Ma vabbè, io non sono partito nel 2000 a fare le inchieste, tant'è che già l'anno prima Milena Gabanelli mi dedicò una puntata su delle cose esclusive che avevo, quindi sono ormai 50 anni che viaggio. Ma al di là di questo, il mondo russo, il mondo della Russia, ex Unione Sovietica, si è aperto proprio con, diciamo, con la disgregazione, ovviamente con Dresden, che lo sapevamo, però poi è arrivato Yeltsin e con Yeltsin le cose stavano andando non del tutto tranquille. Arrivò a quel punto Putin, perché Putin era un po' non dico un discepolo, però un uomo molto vicino a Yeltsin, e Yeltsin ha avuto fiducia in Putin ed ecco qui. Da quel momento ho cominciato a pensare, è interessante capire cosa succede in quel mondo. Innanzitutto il mondo russo, devo dire, a distanza di tempo, in tutti gli anni che ho frequentato, devo dire che quella gente è gente straordinaria, gente piena di animo e veramente di grande cultura, e quindi mi ha attratto anche sotto questo aspetto. Comunque, il primo lavoro che ho fatto è stato appunto con la guerra in Cecenia, la seconda guerra in Cecenia. Quindi che è cominciato verso la fine del 99, va bene? Poi Putin addirittura arrivò tremendamente, no? Addirittura che diceva accoppateli nel cesso, e io da quel momento ho seguito appunto questa inchiesta, ma veramente avevo poi trovato una persona che mi aveva accompagnato, persona straordinaria, e sono riuscito a entrare in Grozny. Fortunatamente, a bordo degli autoblindo russi, questi autoblindo dove c'era un accampamento a Mazdok, quindi vicino a Grozny, un accampamento con più di 100.000 soldati. Quindi noi abbiamo dormito in un treno, fra l'altro, perché questo treno era stato adattato o per le personalità che arrivavano, quei pochi giornalisti che arrivavano. Ecco, e a bordo di autoblindo, la prima volta che riuscivano ad entrare nel centro della città, siamo riusciti a salire a bordo e raccogliere queste immagini con delle testimonianze delle poche persone che ormai erano rimaste, che vivevano negli scantinati, cioè da 300.000 persone nella prima guerra, poi sono rimaste 100.000, da 100.000 alla fine sono rimaste circa 10.000 persone. Appunto, come dicevo, vivevano negli scantinati, in particolare erano donne, ma vecchi più che altro, ecco, e così incontrandoli chiedevo, no, come era la vita, le donne che dicevano, ecco, guardate qui i nostri bambini come vivono, nelle vostre città è un'altra storia, qui ci bombardano, e poi altre che raccontavano, io sono qui a cercare mio marito, non lo trovo più, e altri, dove sono i miei familiari, ma in mezzo a tutto questo, infatti avevo detto, Grozny potrà risorgere solamente altrove. Era stata talmente bombardata, e per quello che dico, non si possono capire i bombardamenti oggi sulle città ucraine se non si è visto ciò che era stato prima fatto proprio da Putin con mano dura. Putin è un uomo che si è fatto voler bene in parte dal mondo russo, dalla gente russa, perché ha portato un po' di benessere, però lui dall'altra parte dice o con me o contro di me. Cioè, quindi non ci sono storie, quindi è un mondo. Da quel momento, quando appunto sono andato in Cecenia, Milena Gabanelli, allora
che appunto a Pasqua mi ha telefonato per gli auguri, mi dice: ma perché non vuoi essere dei nostri? Lei stava, cioè, dico, è straordinario questa cosa che tu mi chiedi, lasciami però trattare i temi sociali e poi così lo facciamo. E a quel punto mi ha detto: va bene, io chiedo a lei cosa stai trattando. Io sto trattando come stoccare le scorie radioattive in Italia delle nostre centrali che sono dismesse. E allora ho pensato, perché lei mi dice facciamo una puntata insieme. Allora ho pensato, conoscendo appunto la Russia, delle situazioni della Russia, sapevo che c'era un paesino, il paesino più contaminato del pianeta, Muslimovo. Ecco, a quel punto le ho detto, conosco quella storia di quel paesino, so dei sommergibili nucleari nel mare di Barents che devono essere smantellati, so delle situazioni appunto sul discorso del nucleare. E a quel punto lei mi dice: vai. Allora, è per quello che da lì è partito il mio lungo viaggio in Russia, ma sul discorso del nucleare ho fatto questa inchiesta, la patomiera nucleare. È stata una cosa non facile, ovviamente, però ho avuto la fortuna io di avere delle persone straordinarie che mi accompagnavano. Per esempio, un addestratore dei servizi speciali russi che mi ha aperto tante porte perché è riuscito tramite il KGB a fare, diciamo, ad entrare in situazioni dure. Ero già stato nel 99 in Russia, su al mare dello stretto di Bering, perché col mio amico Polkiewicz, che è quello appunto addestratore dei servizi speciali russi. Siamo stati sullo stretto di Bering perché proprio in mezzo allo stretto di Bering, dove ci sono due isole, una russa e una americana, la russa si chiama Ratmanova e l'altra americana, in mezzo passa il fuso orario. Quindi per primi loro entravano nel millennio. Questa è stata la motivazione che abbiamo fatto un viaggio con questo mio amico e allora abbiamo detto dai che ritorneremo in Russia per tante altre situazioni. Quindi nel Allora, 99. dottor Fornuli, lei ha equiparato nel libro i gulag sovietici ai campi di sterminio nazisti. Su cosa si fonda questa sua conclusione? Beh, sì, ovviamente per quanto riguardava, diciamo, Auschwitz nella situazione, questa è stata, cioè, la storia delle camere a gas così, però anche qui nei Gulag ci sono stati luoghi di sofferenza, ma inaudita. Infatti racconto proprio nel libro tutti i vari passaggi. Sono stato alla Kolymá, la famosa Kolymá di Chelyabinsk, sono stato. Chi sopravviveva alla Kolymá era una cosa quasi impossibile. Sono stato alle isole Solovki, sono stato a Vorkutà, dove adesso anche Navalny era stato mandato in quelle carceri. Veramente anch'io lì ho fatto un lavoro con meno 30 gradi, cioè difficile da lavorare con quelle temperature. Volevo capire cosa potevano soffrire quelle persone. Ma i gulag siberiani non sono state da meno dei lager nazisti. No, ma veramente, perché lì a centinaia, a migliaia sono stati mandati proprio in quel fronte, in quelle zone. E poi raccontare le sofferenze che loro hanno dovuto subire è una cosa da non credere. Ci sono grosse testimonianze all'interno. Mi dice Pomeranz, no? Che è un grande uomo che ho incontrato, amico di Solženicyn e di Scialamov, mi ha raccontato delle storie veramente che sono straordinarie. Scusi. Così. Così è. Esiste un filo rosso che unisce tutti quei personaggi e quelle storie che si è trovato di fronte in questa inchiesta e che forse aiuta a comprendere meglio quello che sta succedendo oggi? Certo, c'è Grigori Pomeranz, questo grosso personaggio, che è il più grande studioso di Dostoevskij, ma un uomo di grande cultura, come dicevo prima, amico di Solženicyn e di Scialamov. Ecco, quest'uomo come ha definito in una sintesi che troverete nel libro, no, che quando dice l'uomo medio non è in grado di capire il male, lo capisce solamente quando entra sulla porta di casa. Questo lui ha detto. Noi ci troviamo alle soglie di pericoli tremendi che le forze meccaniche e tecniche che abbiamo al giorno d'oggi possono portare come rischio alla distruzione dell'umanità intera. È per quello che dice, questo è il momento della cultura.
Questo dobbiamo creare un uomo più umile e più buono a cuore aperto e tutta l'educazione deve essere indirizzata a questo. Ha mandato come monito quest'uomo che ha subito i gulag, quest'uomo che senza rancore ha voluto raccontare queste storie per tramandare un po' le loro esperienze. Cioè, se leggiamo queste situazioni e queste cose, capiamo perfettamente come non solo Auschwitz ha dovuto subire queste cose tremende, la stessa cosa è successa qui. Sono morte migliaia e migliaia di persone, centinaia di migliaia, milioni di persone. Addirittura Pomeranz, cioè perché c'è una statistica fatta da Stalin quando Churchill gli aveva chiesto quanti morti erano, lui ha detto abbiamo registrato, Stalin dice, 10 milioni di morti e 7 fucilati, 17. Ma questa è stata ovviamente una cifra ridotta. E Pomeranz mi dice c'è stata una forbice tra i 40 e i 60 milioni. Proviamo a immaginare, cioè, dove viviamo, in quale mondo viviamo, no? Sono cose veramente tremende. Mamma mia. Cioè, poi ci sono dei grossi esempi, alle Solocchie addirittura, a certi incarcerati, dove c'era il gelo, cioè l'acqua era tutto ghiacciato, facevano fare dei buchi nel ghiaccio. Portare l'acqua da una parte all'altro buco che facevano, cioè, proprio cose inaudite. Poi, cioè, un'altra cosa importante che diceva Pomeranz: la maggior libertà che noi abbiamo vissuto al tempo appunto dei gulag è stata quando eravamo carcerati, quando eravamo all'interno del gulag, perché lì si poteva parlare di tutto. Fuori bastava una lettera sbagliata, una parola sbagliata e ti rinchiudevano. Ti mandavano al confino per chissà quanti anni, minimo dai 20 ai 25 anni. E qui dentro eravamo liberi di parlare con tutti gli altri intellettuali, capire un po', scambiavamo tutti i pensieri. Quindi nel gulag c'era la libertà e fuori non c'era nulla. Quindi che paradosso, no? Ecco, e quindi personaggio straordinario, ecco Pomeranz, che per me equivale Solženicyn e Scalamov. Lo leggeranno se qualcuno avrà desiderio di rivedere questo libro. Le velleità neoimperialiste di Putin sono definitivamente fallite. No, per niente, cioè lui tenta proprio di ridare forza a quel che era un po', recuperare quel che era un po' l'ex Unione Sovietica. Immaginiamo che, per esempio, la situazione che adesso abbiamo vissuto in Ucraina nel 2008 era già costruita in Georgia. Addirittura lì ha voluto appoggiare l'Ossezia del Sud, che è territorio della Georgia, ha voluto appoggiare l'Abkhazia, territorio della Georgia, quindi 2/5 del territorio della Georgia è diventato filo russo e addirittura con i carri armati era arrivato quasi a 50 km dalla capitale, da Tbilisi. E quindi immaginate che la forza, per esempio, di Putin, ma Putin, poi quella guerra del 2014 sulla Crimea e il Donbass, lui aveva mandato, vabbè. Lì è una storia abbastanza lunga per dire, perché parlare dell'Ucraina bisogna fargli entrare anche la NATO e fare l'America. Però parlando della Russia, già Putin forzava la mano per riuscire ad avere sotto controllo la Crimea e il Donbass. E quindi, cioè, ma poi per mandare avanti tutto il suo sistema, per esempio, i presidenti delle regioni li nominava lui, le varie situazioni, ma la cosa poi più importante era il controllo totale delle televisioni. Lui più del 50% sono statali e l'altro quasi 50%, quindi all'incirca il 100% in mano sua, perché gli oligarchi che detenevano l'altra parte dei diritti delle televisioni o dei giornali, ecco, dovevano fare quel che voleva lui. Abbiamo avuto degli esempi, o con me o contro di me. Non so se vi ricordate la storia di Khodorkovsky, quel magnate, no, del petrolio, che a un certo punto voleva pizzicare Putin, voleva attaccarlo in qualche modo. Subito Putin è intervenuto, frode fiscale, e hanno cominciato a smantellarlo, a metterlo a muro, l'hanno rinchiuso, e poi la IUCOS è stata smantellata, ecco, e riportata sotto appunto il potere russo, insomma. Fermo restando il regime russo di cui, ecco, adesso stiamo parlando, ritiene che in Occidente vi sia una reale democrazia?
Cioè, il riferimento ovviamente è al mondo a stelle e strisce e ai disastri combinati sparsi nel mondo. Come possiamo valutare poi e rapportare le due situazioni? Ma certo, cioè, noi abbiamo un sistema democratico, ovviamente, però questo sistema democratico rischia di portarci quasi all'anarchia al giorno d'oggi, perché cioè, i poteri non sono gestiti in modo particolare. Invece lui usa il pugno duro. Immaginate quando appunto è entrato a Grozny nel 99, fine 99, nel 2000, accoppateli nel cesso, no? Come ho detto prima. Ma poi tutta la guerra cecena. Ecco, e andando avanti, vi ricordate la storia del teatro Dubrovka nel 2002, dove migliaia, cioè centinaia di persone sono morte all'interno perché lui aveva buttato del gas all'interno, quel gas velenoso. Ecco, si parla di gas nervino e così via, però centinaia di persone, dove addirittura la Politkovskaja, persona veramente credibile come giornalista anche, sul fronte della guerra cecena. Tant'è che i guerriglieri ceceni, terroristi vengono chiamati, sono stati, avevano invitato la Politkovskaja per trattare con Putin, ma Putin non ha mai voluto sedersi a trattare con nessuno, mai. Quindi Teatro Dubrovka, la stessa cosa con Beslan. Vi ricordate la storia di Beslan nel 2003, quando Però c'era. diciamo pure che anche a livello, diciamo, occidentale, soprattutto in Medio Oriente, ci sono state delle guerre e delle stragi che non è che sono state fatte proprio nel rispetto dei valori democratici, soprattutto le guerre in Afghanistan e in Iraq, insomma, hanno lasciato e continuano a lasciare molte perplessità, ecco, questo più che altro. Ho seguito la guerra in Afghanistan, sono entrato quando erano entrati i talebani nel 96, quindi la guerra in Afghanistan la conosco proprio bene e l'ho seguita per parecchi anni. E poi abbiamo, come diceva prima, dell'Iraq nel 2004, quando dicevano armi, istruzioni di massa. E per quello ecco, sapevano che non c'erano armi, istruzioni di massa. L'unica cosa che Saddam aveva usato, le armi, istruzioni di massa, è stato con Al-Abjah, un popolo iracheno che viveva ai confini con l'Iran. Questo è stato dove lì sono morte comunque centinaia di persone. Questo è stato usato, però non c'erano più armi, istruzioni di massa. E la motivazione che mi ha spinto ad andare in Russia a fare un'inchiesta sulle armi, istruzioni di massa è stato proprio questo. Perché viene denunciato che c'erano qui, invece non c'erano, invece lassù sapevo che c'erano nucleare, biologico e chimico. Quell'inchiesta che ho fatto è stata una cosa veramente difficile, ma molto importante per me. Dottor Fornoni, quanto è lontano l'intervento della NATO in Ucraina? Quanto è lontano adesso? Sì. Adesso? Ecco, qui è un tema che veramente non è facile da dire. Dal mio punto di vista dovremmo stare attenti a giocarci questa carta. Ecco, infatti io mi sono sbilanciato recentemente nel dire io sono contrario ovviamente a Trump, ma un cambiamento è importante dal mio punto di vista. E oggi come oggi intravedo l'intervento di Trump solamente che può essere una carta forte per poter giocare. Lui, se diventerà presidente, come pare che sia, ecco, lui vorrà giocare una carta forte e importante. E una carta forte e importante è quella di tentare in qualche modo di sedersi con Putin per vedere, per capire come potranno essere le cose. Perché la guerra in Europa, quindi l'intervento della NATO significherebbe innescare la guerra in Europa. Ma la cosa brutta è anche un'altra, c'è di mezzo il nucleare, noi dobbiamo tenere sotto controllo quel discorso, perché Putin è pieno. Io ho fatto un'inchiesta sulle armi e istruzioni di massa, sono andato sul mare di Barents, c'erano 250 sommergibili nucleari al tempo della guerra fredda, 150 di questi devono essere smantellati e hanno dei missili all'interno con le testate atomiche, hanno due reattori nucleari per ogni sommergibile. Immaginate che potenziale atomico hanno ed è stato trasportato nelle città chiuse di Mayak a 4.000 km di distanza ed è tutto materiale dove si può recuperare lì sia uranio sia plutonio addirittura, immaginiamo che cosa tremenda. E
Cioè, la parte nucleare, la parte atomica, la Russia ha il 50% al mondo, l'America solamente il 35%, solamente diciamo, e l'altra parte del mondo è il 15%. Quindi veramente c'è da aver paura perché questo voler continuare a giocare a braccio di ferro veramente ci può portare sulle soglie, a rischi veramente grandi. Ecco, e perché era entrata la Russia? Da esperti che mi raccontavano perché era contata nei G8 ai tempi proprio per i suoi armamenti atomici. Quindi questo adesso ovviamente sono rimasti G7 perché non c'è più, però veramente c'è da aver paura su questo. Quindi è per quello che dico, spero che Trump, che non vorrei mai Trump, spero che comunque si possa sedere con Putin, Putin che non si è mai seduto con nessuno. Come stavo dicendo prima, non si è seduto per la Cecenia, non si è seduto per Dubrovka, non si è seduto per Beslan quando trattava, dove c'erano tutti quei bambini. E addirittura quello che mi accompagnava, un uomo straordinario, discepolo di Sakharov sui diritti umani, che è morto nel Donbass nel 2014, Andrei Mironov, mentre accompagnava Andy Rocelli, quel fotografo di Pavia, quel fotoreporter di Pavia. Ecco, e lui mi raccontava. Vedi, questa gente, dopo 3 giorni, Putin ha fatto entrare quei lanciafiamme, ma non ha voluto mai trattare con i guerriglieri. I guerriglieri volevano forzare la mano, non volevano uccidere, ovviamente, non voleva far casini, però ovviamente il rischio era stato grande. Ma Putin ha voluto a tutti i costi entrare con quei lanciafiamme e Andrei Mironov diceva, gente come Putin è gente con l'anima svuotata. Questa gente non gliene frega nulla delle persone o così via, interessa solamente il potere. Ecco qui il concetto antiimperialista, che poi vorrebbe andare a recuperare. Lui diciamo, non dico forte, si è impuntato tanto per tenere sotto controllo il Caucaso, tant'è che aveva nominato Kadyrov, no, che è il presidente della Cecenia, il quale è riuscito a tenere sotto controllo la Cecenia, l'Ingushezia, il Dagestan, l'Ossezia. Ecco, lui è riuscito col terrore e col pugno duro, facendo uccidere anche delle persone, dove non è da escludere che la Politkovskaja sia stato un regalo di Kadyrov, Sì, che è stato. poi questo della Politkovskaja gli farò una domanda a breve. Ma un giorno che terminerà questa guerra in Ucraina, prima o poi dovrà comunque terminare in qualche modo. Però Quali, adesso. quali, un attimo, quali rapporti potranno instaurarsi tra l'Occidente e l'impero russo? Ma allora cominciamo a dire che l'Occidente ha bisogno delle materie prime del mondo russo, ha bisogno, perché la ricchezza delle acque che ci sono in Russia, la ricchezza delle miniere che ci sono in Russia, i rapporti commerciali che ha sempre intrattenuto con la Russia. Ecco, perché la stessa storia del gas, per esempio, che è stato chiuso adesso, era una necessità. Questa cosa l'avevo denunciata già nel 2007, cioè, perché sapevo già che Putin stava prendendo a tenaglia proprio l'Europa, e si sapeva. Tant'è che noi abbiamo, per esempio, saltando sul discorso del gas, abbiamo per esempio un grande giacimento dell'ENI che stanno sfruttando in Kazakistan. Però per portare quel gas dal Kazakistan in Europa, da noi, dobbiamo passare attraverso i tubi a Orenburg, che è appena al di là del Kazakistan, attraverso i tubi della Russia. Quindi siamo obbligati a dipendere dalla Russia come trasporto. E fra l'altro questi tubi passavano, cioè passano ancora, però ormai sono chiusi almeno in parte. Ecco, e diciamo il 20% passava attraverso la Bielorussia e l'80% dall'Ucraina. Ecco qui che è nato il desiderio di costruire l'alternativa. Con la Germania hanno costruito il Nord Stream 1, ce lo ricordiamo, che poi adesso con la guerra è stato chiuso. E poi avevano approntato già il Nord Stream 2, che però non è mai andato in funzione. L'Europa, la nostra ENI, anche spinti anche dall'America, cioè volevano che noi creassimo delle alternative di tubazioni, tant'è che abbiamo pensato a un progetto del Nabucco, abbiamo pensato al Sud Stream, ma queste cose sono naufragate. Gazprom è sempre stato in grado, Putin, di gestire queste diramazioni per far sì che tutto rimanesse sotto il suo controllo. Ecco,
Quindi abbiamo visto poi le conseguenze adesso con la storia della guerra che non abbiamo più potuto. Se invece noi avessimo costruito nel tempo altre condutture, noi avremmo recuperato comunque il gas da altri posti, insomma, ecco. Perché si dice adesso con l'Algeria, ma con l'Algeria i rapporti sono sempre stati già dei tempi di Mattei. E quindi l'Algeria è un grosso fornitore per noi, è sempre stato il più grosso. Ecco, quindi speriamo che comunque le cose rimangano giuste, altrimenti viene mancare anche questo qui, che è un prodotto essenziale ormai al giorno d'oggi. Navalny, è morto recentemente in carcere in Russia. Dall'altra parte però c'è Assange che probabilmente in caso di estradizione potrebbe seguire la stessa sorte negli Stati Uniti. Qual è il significato reale di queste morti? Beh, innanzitutto io non li metterei a paragone perché sono due cose totalmente diverse. Navalny, diciamo, c'erano delle cose che non ero d'accordo con Navalny ai tempi, tant'è che per esempio sull'invasione dell'Ossetia e dell'Abkhazia in Georgia, Navalny era a favore. No, non può essere a favore perché hanno invaso un territorio, la Georgia, che aveva il diritto di esistere come Stato. Ecco, però dal 2012, quando ho seguito una grande manifestazione che era stata fatta contro Putin ai tempi nel 2012, nel febbraio 2012, ero presente, ho visto decine e decine di migliaia sfilare ai tempi. Ho materiale, quindi, che è stato pubblicato, il mio materiale, quindi non è che stia raccontando delle favole. Decine e decine di migliaia di persone sfilavano. Ecco, poi da quel momento invece è stato preso il pugno duro e abbiamo visto che adesso nessuno più può manifestare. E maggiormente con la storia della guerra, oltretutto, chi sbaglia a parlare e parla contro la Russia è subito pronto per la reclusione, abbiamo visto. Ritornando a Navalny è, diciamo, ha tentato in qualche modo, nell'ultima parte della vita adesso, di dare una coscienza un po' al popolo russo. Questa è la cosa, sappiamo tutti, e di questi giorni le notizie, no? Che lui dalla Germania, dove era stato appunto avvelenato in Siberia, portato in Germania dalla Merkel, era riuscito a sopravvivere. Lui ha accettato, anzi è tornato di volontà in Russia, voleva ritornare dalla sua gente, dal suo popolo. Sapeva Navalny cosa sono le carceri russe. Io ho fatto un'inchiesta sulle carceri, quando ho fatto l'inchiesta sulla pena di morte. Sapeva cos'erano le carceri, ma sapeva anche cosa sono i tribunali, perché i tribunali, me lo diceva Muratov, direttore della Novaya Gazeta, premio Nobel della pace del 2021, per le cose piccole i tribunali funzionano, per le cose politiche e di economia grosse, lì entra lo Stato addirittura, addirittura. Ecco, poi ritornando ovviamente ad E Assange, Assange? sì, è per quello che non voglio metterlo in fianco, per la storia totalmente diversa. Assange si parla di libertà, cioè la democrazia deve essere accettata fino in fondo. Gli americani stanno sbagliando in questo caso. Certo, perché sono andati a scoperchiare, è andato a scoperchiare cose che danno veramente fastidio all'America. Ma l'America ne ha combinate. Io ho fatto tanti lavori nel centro-sud America. Ne ho fatti tanti, e quindi c'erano le squadre, gli squadroni della morte addirittura, quindi, ma veramente, più di 200 guerre ha fatto l'America, gli Stati Uniti, tra il centro e il Sud America, quindi immaginiamo, cioè, quindi si parla di una democrazia, però democrazia come vogliono loro, insomma, l'abbiamo vista già dalla guerra del Vietnam e poi anche andando avanti, insomma. Qui adesso speriamo che il mondo stia a favore più possibile di Assange, perché Assange ha il diritto di esistere, il diritto di essere considerato un grande giornalista, un grande uomo che deve dare al mondo veramente la coscienza e la libertà di espressione. Solo queste le cose. Ha realizzato l'ultima intervista di un giornalista occidentale, Danna Politkovskaja. Quali ricordi di quei momenti, ma soprattutto cosa c'è realmente dietro la sua morte? Questa è l'ultima domanda, andiamo a concludere abbastanza rapidamente, se possibile. Sì, Anna Politkovskaja, io l'avevo incontrata in Cecenia, poi l'ho intervistata nella Novaya Gazeta nel 2003, proprio all'interno dove lavoravo nel suo ufficio. E quando le chiedo, ma che rapporti ha con Putin? Io non ho nessun problema contro Putin. Io
Io ce l'ho con quel che lui sta facendo, perché lì sta uccidendo la nostra gente. La Cecenia è Russia. Tu non puoi uccidere la tua gente. Lui doveva sedersi a trattare anche con i guerriglieri. Non l'ha mai fatto. Ma poi la Politkovskaja, una domanda importante che le avevo fatto quando le chiedo: ma lei non ha paura del Cremlino? È lei che risponde: tutti hanno paura ora, ma paura no, questa è la mia professione. E quindi lì muore la nostra gente. Io devo denunciare e capire cosa succede. Questa è un po' la cosa. Quando poi ho intervistato sia la figlia, Vera Politkovskaja, che anche il figlio, ecco, Ilia, e quindi ho chiesto: ma la vostra mamma non dicevate mai niente perché lei andava al pericolo? E lei, la figlia, dice: non sempre ci raccontava fino in fondo ciò che faceva. Però noi chiedevamo: ma mamma, perché proprio tu devi essere tu che va? E la madre che rispondeva: se non io, chi? Quindi immaginate, la forza di Anna Politkovskaja è stata una cosa straordinaria. Lei è stata uccisa nel 2006, nell'androne del suo palazzo, il 7 di ottobre, il giorno del compimento degli anni del compleanno di Putin, fra l'altro. Qualcuno dice che sia stato un regalo di Kadyrov, ecco questo. Però è una cosa che devo così adesso aggiungere, se mi permettete, perché ho fatto un'inchiesta sui giornalisti russi di prima linea. Una grande amica della Politkovskaja era Natalia Estemirova, e viveva e lavorava per il Memorial di Grozny, quindi in Cecenia, ed era molto amica della Politkovskaja. Quando la Politkovskaja andava in Cecenia, veniva sempre ospitata dalla Natalia Estemirova. E la Politkovskaja diceva: quando ho finito il mio lavoro, io dalla Cecenia, da Grozny, ritorno a Mosca. Ma lei, Natalia Estemirova, lavora lì e si ferma lì, e tant'è che nel 2008 ha fatto anche lei la stessa fine. Parlare della Politkovskaja, era entrata anche, come sappiamo, al Teatro Dubrovka per cercare di fare la trattativa. Non è stato possibile perché, come dicevo, Putin non ha dato permesso a nessuno. La storia di Beslan: stava recandosi e sull'aereo è stata avvelenata. Questo lo sappiamo perfettamente. E poi ogni volta sì, è stata avvelenata, ma la cosa brutta che poi hanno voluto, per dimostrare un po' con le analisi del sangue come andavano a finire, le provette delle analisi, bene, sono cadute per terra, non hanno trovato più nulla. Quindi immaginiamo qualsiasi situazione. Per esempio, hanno trovato chi ha ucciso la Politkovskaja, ma non hanno trovato i mandanti. In Russia è sempre così: tu trovi le persone che fa un gesto che uccide, ma non troverai mai i mandanti. La stessa cosa me l'ha raccontata Kashin, che è un giornalista che lavorava al Commerz, molto bravo anche lui, e ormai era in fin di vita, è riuscito anche a recuperare. Era con me quando abbiamo fatto la manifestazione nel 2012, prima delle elezioni, in quel febbraio, e quando dico: com'è la vita, come sono le cose qui? Lui si esaltava pensando, vedendo tutte quelle decine di migliaia di persone a sfilare, dice: non importa se sarà Putin a vincere o chi che sia, la cosa importante per me è che ci sia la coscienza, questa gente che prende coscienza per fare questa dimostrazione, per capire che c'è una vera alternativa. Questa cosa comunque non è... Purtroppo non si è potuto portare avanti perché Putin pugno duro, o con me o contro di me. È per quello che dico: speriamo che forse una volta si possa sedere, perché interesse anche suo, ovviamente, ma come gli Stati Uniti adesso, cioè, chiaramente Trump è un disastro sotto molti aspetti. Ecco, spero proprio che abbia la forza per dimostrare al mondo che lui fa qualcosa di diverso, e riuscire a far chiudere questa guerra, o perlomeno trovare dei patti o delle cose, perché il ribollire dell'odio, come diceva Pomeranz, porta alla distruzione dell'umanità intera. Attenzione, queste sono un po' le cose.